stato un anno bellissimo, un'edizione ricca, forte, curiosa. Questa edizione segna un passaggio della nostra Casa degli Artisti e della nostra Land Art, perché passiamo appunto dalla Land Art alla Riserva d'Arte Contemporanea. Dall'anno prossimo, nella 8ª edizione, sarà fondamentalmente un parco di sculture di arte contemporanea, tutto l'anno, ingresso libero. Ed è stato un bel trampolino, perché ci ha permesso di capire fino a quanto possiamo osare in qualche modo, e per diventare un vero appuntamento regionale e nazionale come parco di sculture. Il tema di quest'anno era Totem, scritture verticali, e ben 34 artisti si sono cimentati per mostrare a tutti le loro meraviglie. Abbiamo avuto anche 4 artisti stranieri, Città del Messico, Danimarca, Iran e la nostra vicina San Marino. E tutti quanti hanno scritto la loro storia, un po' come ha raccontato la nostra curatrice Alice De Vecchi. Ogni totem è un racconto, e ogni racconto fa la storia della Casa degli Artisti, che è a sua volta un totem culturale in qualche modo. Il programma è stato molto ricco, pieno di musica, con dei focus interessanti. All'inizio questo racconto orizzontale di Anima Immersa, di Mare Nostrum, e le magnifiche pietre di Luca Zaro, e poi con Tiziana Colusso e con Diego Mencaroni abbiamo parlato dei richiedenti asilo intellettuali, poi il Teatro del Rogo, molta musica con Paolo Tarsi, con Andrea Pavinato, con Claudio Fofi. Interessantissimo l'incontro con Mario D'Andreta, lo psicologo di comunità, la conversazione sulle donne con Elena Gradini, Cecilia Casadei, e poi Nino Finauri ci ha fatto la storia del totem nell'arte, fino al grande concerto di chiusura con Alex Savelli. Questa onda, storie di italiani, di musiche e chitarre. Sono storie molto belle di emigranti che hanno fatto successo all'estero, ed è una storia musicale di cui si è innamorato anche Francesco Guccini, e noi in seconda battuta ci è piaciuto moltissimo e l'abbiamo presentato in anteprima nazionale. Vorrei anche aggiungere che siamo contenti che questo posto è diventato anche un campus universitario, come un laboratorio aperto per il restauro dell'arte contemporanea, e quindi ringraziamo anche pubblicamente Elvio Moretti e Laura Baratin, perché ci hanno scelto come loro contraltare, diciamo, per quanto riguarda il restauro dell'arte contemporanea. L'anno prossimo il festival durerà sempre un mese e avremo più o meno lo stesso staff, però insomma credo che riusciremo sempre a meravigliare, e che è quello il nostro scopo, i passanti e i camminatori.
Okay.